Siamo qui alla conferenza L'industria crocieristica internazionale, ruolo di Venezia nel Mediterraneo, in compagnia del dottor Roberto Perocchio, amministratore delegato di Venice Terminal Passeggeri. Il porto di Venezia continua a essere tra i primi scali crocieristici, non solo in Europa ma anche a livello mondiale. Di certo la scelta di concentrarsi sulla qualità dei servizi offerti, in sinergia con soggetti pubblici e privati, è stata vincente. Può illustrarci quali sono i numeri del successo di VTP per l'anno 2012? Quanto la crisi ha toccato questa crescita? La cosa impressionante è che la crisi non ha toccato questa crescita e stiamo lavorando per consolidare questi risultati. 1.800.000 passeggeri crocieristi nel 2012 che potranno incrementarsi ancora del 2% nonostante appunto le difficili condizioni del mercato generale nel 2013, con l'arrivo di nuove compagnie, con l'arrivo di nuove navi prestigiosissime anche come la Royal Princess, come la Disney Cruises e via dicendo. E quindi oggi veramente abbiamo avuto la conferma, l'attestazione da parte di tutto il sistema industriale veneziano del fatto che la marittima ha un ruolo insostituibile, strategico, centrale nel Mediterraneo, come gateway del Mediterraneo orientale per tutte le crociere che si dipanano attraverso la Grecia, la Turchia, il Medio Oriente e oltretutto con una capacità logistica di gestione dei flussi che non ha pari nel mondo, perché abbiamo ogni tipo di mobilità. Abbiamo la mobilità ferroviaria grazie agli ottimi collegamenti garantiti dal People Mover e dalla stazione Santa Lucia di Venezia, abbiamo la mobilità autostradale, abbiamo la mobilità acquea che è estremamente efficiente e quindi è uno dei pochi posti al mondo dove un livello così elevato di accessibilità turistica può essere gestito in forma perfettamente efficiente. Infatti Venezia si presta a essere uno degli on-port di maggior successo del Mediterraneo. Questo è certo dovuto al suo incredibile fascino storico, ma è anche indubbio che a questa affermazione abbia contribuito la strategia di VTP. La società ha saputo rispondere infatti in maniera ottimale alle esigenze delle compagnie crocieristiche e ha trasformato quello di Venezia in uno dei terminal passeggeri più all'avanguardia. Può illustrarci quali sono i rapporti con le compagnie di crociera, se si prevedono nuovi sbarchi e nuove strategie e quali sono gli interventi di potenziamento infrastrutturale che prevedete? Ma siamo stati intanto molto confortati dal fatto che le major statunitense hanno voluto accedere direttamente al rapporto col porto crociere di Venezia e quindi collocare nel Mediterraneo attraverso di noi nuove navi, come ha fatto la Carnival, come ha fatto Norwegian Cruise Lines, come ha fatto Holland America, come hanno fatto insomma le principali compagnie di riferimento. E poi naturalmente abbiamo cercato di accompagnare il più tempestivamente possibile questo processo con la creazione di un sistema terminalistico di ben 8 fabbricati che gestiscono l'accoglienza dei passeggeri delle navi e porteremo adesso con gli ultimi lavori in corso la nostra ricettività da 55.000 metri quadri coperti addirittura a 70.000 metri quadri coperti, completando tutto sommato un programma che era nato nella mente delle istituzioni ancora 20 anni fa. E parlando delle istanze dei comitati contrari alle grandi navi nella città di Venezia, si stanno facendo sempre più pressanti. Come risponde VTP a queste problematiche poste in materia di moto ondoso, emissioni e standard di sicurezza? Ma intanto abbiamo risposto cercando di informare correttamente le persone nei confronti di chi ha fatto campagne denigratorie del settore, perché è stato pubblicato un volume tecnico-scientifico a cura dell'autorità portuale con l'aiuto di Venezia Terminal Passeggeri che chiarisce ogni dubbio sul problema dei flussi acquei, sul problema delle emissioni e via dicendo. E poi naturalmente abbiamo chiarito anche che determinate perplessità erano nate soltanto sull'onda di una situazione emozionale provocata dal ben noto incidente del Giglio, che non è verificabile nel contesto lagunare veneziano, che ha un fondo sabbioso, melmoso, dove le navi sono costrette a seguire un canale ben preciso dal quale non possono fisicamente deviare e dove i livelli di sicurezza già da 20 anni a questa parte erano i più alti nel mondo, perché non c'è nessun altro porto dove ogni nave venga scortata da 2 rimorchiatori, uno a prua e uno a poppa, e abbia il comandante assistito da 2 piloti esperti nel porto nelle manovre. Infatti il porto di Venezia ha un record di sicurezza che non ha paragone nei confronti di qualsiasi altro porto del mondo. VTP ha interpretato al meglio le direttive del governo e della comunità europea relative alla cooperazione tra i porti e alla creazione di cluster. Il circuito Italian Cruise Terminal Professionals, da voi gestito, ne interpreta infatti appieno gli obiettivi. Un network di porti le cui politiche si sviluppano in modo sinergico interagendo con le compagnie di crociera.
Quanto questo nuovo circuito potrà far crescere i porti nella rete e i territori coinvolti? E in quest'ottica prevede che la collaborazione tra i porti e la crescita del sistema adriatico potrà ulteriormente estendersi a nuovi scali? Certo, perché la croceristica è un'industria relativamente giovane, di grande successo, che però ha bisogno di nuove destinazioni e di destinazioni sicure, ben gestite, dove vengono fatti gli investimenti che le compagnie di crociera richiedono. Quindi la nostra politica come società specializzata è stata quella di estendere, insomma, il nostro modello gestionale ad altre realtà. Adesso operiamo su Ravenna, operiamo su Cagliari, su Catania e prossimamente su Brindisi, e continuiamo nella nostra attività di esplorazione dei siti interessanti del Mediterraneo. Io sono appena tornato da Istanbul, dove stiamo approfondendo i progetti per la realizzazione del nuovo porto crociere della città. Quindi è un sistema di servizi che andrà a vantaggio dei territori, ma soprattutto della crescita e dell'affermazione dell'industria croceristica internazionale. Benissimo, la ringrazio.